Successo per il saggio degli atleti della Wall Dance e Fitness di Ponte Cagnano diretta da Ilenia Esposito. Il ballo per gareggiare, per aggregare, unire, ma anche per divertirsi. I maestri della scuola di ballo con i loro allievi hanno dato dimostrazione della loro bravura, raccogliendo applausi e consensi. Nelly da Venosa, un saggio per aggregare tanti bambini. Ovvio, dai bambini agli adulti, quindi ai ragazzi. Cerchiamo di insegnare loro una disciplina e una passione, che è quella per la danza. Una danza a 360 gradi, dalla classica al contemporaneo, all'hip hop, alle danze caraibiche, quindi una cosa bella per loro, ma ancora più bella per noi. Quindi che inizia in questo periodo natalizio e che poi prosegue per formarli anche dal punto di vista culturale. Dal punto di vista culturale, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista umano. Quindi noi cerchiamo di dare quello che abbiamo fatto per una vita. Quindi noi insegnanti cerchiamo di dare tecnica, passione, amore per questa disciplina, per queste discipline. Rocco Giordano, impegno, sacrificio da infondere a questi giovani allievi? Assolutamente sì, perché posso dire che grazie a noi gli allievi riescono ad apprendere qualcosa e siamo da esempio, dobbiamo essere da esempio, quindi costanza, impegno e caparbietà sono gli elementi fondamentali di una buona danza nella vita. Ovviamente non tutti riescono, però l'importante è fare attività fisica e partecipare. Sì, anche se la danza non è attività fisica, è disciplina come dicevamo, però l'importante è essere almeno assidui in quello che si fa.